Nato a Houston, Texas, nel 1952, Patrick Swayze era destinato a brillare. Fin da piccolo, immerso nel mondo della danza dalla madre ballerina, ha mostrato un talento innato e una passione ardente per l'arte. La sua energia esplosiva e la sua dedizione lo hanno portato a calcare i palcoscenici di prestigiose accademie, dove ha affascinato il pubblico con la sua grazia e il suo carisma. Prima di continuare, ti ricordiamo di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! L'arrivo a Manhattan ha segnato l'inizio di un viaggio straordinario. Abbracciando la recitazione, Patrick ha trovato la sua dimensione, conquistando il pubblico con la sua recitazione magnetica e la sua personalità carismatica. Ah, così si parla! Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1979 con Notti di Copacabana, a cui hanno fatto seguito diverse partecipazioni in serie televisive. Il 1987 è stato un anno magico per Patrick. Con Dirty Dancing ha interpretato Johnny Castle, un istruttore di danza irresistibile che ha fatto sognare milioni di spettatori. La pellicola ha conquistato il box office e il cuore del pubblico, diventando un cult intramontabile e lanciando Swayze nell'Olimpo delle star. Bene, cerca di non sbilanciarti. Gli anni successivi sono stati un vortice di successi per Patrick. Ha recitato in film iconici come Ghost, Fantasma, dove ha commosso il pubblico con la sua alchimia con Demi Moore, e Point Break, Punto di rottura, dove ha sfidato se stesso interpretando un ruolo complesso e sfaccettato. L'impatto di Patrick Swayze sul mondo del cinema è innegabile. Ha contribuito a rivoluzionare il genere del musical con Dirty Dancing, ha portato il romanticismo in Ghost, Fantasma, e ha sfidato il pubblico con il suo ruolo in Point Break, Punto di rottura. La sua versatilità come attore e la sua capacità di incarnare personaggi complessi lo hanno reso uno dei protagonisti più iconici della sua generazione. La sua filmografia si è arricchita di pellicole come Roadhouse, Unico testimone, Red Dawn, Alba rossa e Lake City, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di dominare qualsiasi genere. Nonostante il successo travolgente, la vita di Patrick non era priva di ombre. I problemi con l'alcol e le dipendenze hanno messo a dura prova il suo matrimonio con Lisa Niemi e la sua salute. Patrick Swayze non è stato solo un attore di talento, ma un'anima ardente, un uomo che ha vissuto la vita con intensità e passione. La sua storia è un esempio di tenacia, coraggio e amore per l'arte. La sua danza ha conquistato il mondo, i suoi personaggi hanno ispirato generazioni, e il suo ricordo continuerà a vivere per sempre nei cuori di chi lo ha amato. E lui mi ha insegnato prima a ballare e poi, col tempo, a insegnarlo agli altri. Oltre alla recitazione, Patrick Swayze ha coltivato anche altre passioni. Era un cantante dotato, come dimostra la colonna sonora di Dirty Dancing, da lui interpretata. La sua voce roca e sensuale ha conquistato il pubblico e le sue canzoni sono diventate intramontabili. Inoltre, era un abile ballerino di flamenco e un appassionato di equitazione. L'impatto di Patrick Swayze sul mondo del cinema è innegabile. Ha ispirato generazioni di attori e ballerini, e il suo stile unico e la sua energia contagiosa continuano ad affascinare il pubblico. La fama e il successo non avevano cancellato i demoni interiori di Patrick. La lotta contro le dipendenze era una battaglia quotidiana, un fardello pesante che portava con sé fin dagli anni Ottanta. La morte del padre nel 1982 aveva acuito il suo dolore, spingendolo a cercare rifugio nell'alcol. Nonostante gli sforzi e i periodi di disintossicazione, Patrick ricadeva spesso nel tunnel delle dipendenze. Il suo matrimonio con Lisa Niemi ne risentiva, con discussioni accese e momenti di profonda crisi. Ma Lisa, donna forte e amorevole, gli è sempre stata accanto, credendo nella sua forza di volontà e nel suo desiderio di riscatto.
L'amore tra Patrick e Lisa era profondo e sincero. Si erano conosciuti fin da giovanissimi, uniti da una passione comune per la danza. Il loro matrimonio, celebrato nel 1975, era stato messo a dura prova dalle difficoltà e dai momenti bui, ma il loro legame era indissolubile. Lisa è stata la sua roccia, il suo sostegno incondizionato, la sua luce nelle tenebre. Nel 1991, Patrick decise di affrontare definitivamente i suoi problemi con le dipendenze. Si recò in un centro di riabilitazione in Arizona, dove trascorse diversi mesi lavorando su se stesso e imparando a gestire i suoi demoni. Fu un percorso duro e doloroso, ma Patrick era determinato a cambiare. Al suo ritorno, era un uomo nuovo, consapevole delle sue fragilità, ma anche più forte e determinato a vivere una vita serena e appagante. Il suo matrimonio con Lisa ne beneficiò enormemente e la loro relazione divenne ancora più solida e profonda. Nonostante la sua ritrovata serenità, il destino aveva in serbo per Patrick un'altra dura prova. Nel 2008 gli fu diagnosticato un cancro al pancreas. La notizia lo sconvolse, ma non lo spezzò. Con la sua solita forza d'animo e il sostegno di Lisa e dei suoi cari, affrontò la malattia con coraggio e determinazione. Continuò a lavorare anche durante le chemioterapie, rifiutando di arrendersi. La sua tenacia e il suo spirito positivo erano un esempio per tutti coloro che lo circondavano. Nel 2009, la serie The Beast, in cui recitava, andò in onda con grande successo, dimostrando al mondo che Patrick Swayze era ancora un grande attore, capace di commuovere e appassionare il pubblico. Patrick Swayze si è spento nel settembre del 2009, all'età di 57 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del cinema e nei cuori di milioni di fan. Ma la sua eredità vive ancora oggi. I suoi film, la sua musica e la sua storia continuano ad ispirare e commuovere persone di tutte le età. Patrick Swayze è stato un uomo straordinario, un talento immenso e un'anima tormentata. Ha vissuto la vita con passione, intensità e coraggio, affrontando le avversità con tenacia e determinazione. La sua storia è un monito a non mollare mai i propri sogni, a vivere la vita al massimo e a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Patrick Swayze non era solo un attore di successo, era un uomo dai mille volti, con una personalità complessa e affascinante. Era un marito devoto, un amico leale, un amante della natura e un appassionato di spiritualità. La sua fede lo ha aiutato ad affrontare i momenti più bui della sua vita, dandogli la forza di non mollare mai. Patrick Swayze è stato un'icona del cinema degli anni 80 e 90. La sua bellezza magnetica, il suo talento innegabile e la sua personalità carismatica lo hanno reso uno degli attori più amati e apprezzati di tutti i tempi. I suoi film continuano ad essere trasmessi in televisione e visti da nuove generazioni di spettatori, che rimangono incantati dalla sua magia. Patrick Swayze non è solo un attore che ha fatto la storia del cinema, è un simbolo di coraggio, tenacia e speranza. Anche se Patrick Swayze ci ha lasciati nel 2009, la sua eredità continua a vivere nel cuore dei suoi fan. La sua storia, fatta di successi, sfide e coraggio, continua a ispirare e commuovere persone di tutte le età. I suoi film vengono ancora trasmessi in televisione e visti da nuove generazioni, che rimangono affascinate dalla sua magnetica presenza sullo schermo. La storia di Patrick Swayze è un messaggio di speranza. Ci insegna che è possibile superare le avversità e realizzare i propri sogni, anche di fronte a una malattia grave. La sua forza d'animo, il suo coraggio e la sua positività sono un esempio da seguire per tutti coloro che si trovano ad affrontare momenti difficili. Nel 2000, a Hollywood, è stata inaugurata una stella sulla Walk of Fame dedicata a Patrick Swayze, un tributo meritato a un grande artista che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e nei cuori di milioni di persone.